L'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari smascherati, tutto finito. Ultimissime Isola dei Famosi 2018, Striscia smaschera Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari. Lo scandalo droga, che ha visto coinvolti i protagonisti dell'Isola dei Famosi 2018, continua ad essere uno degli argomenti più discussi del momento, soprattutto a Striscia la Notizia. In questi giorni, infatti, la trasmissione di Anonio Ricci sta continuando a dedicare ampissimo spazio a quello che sarebbe successo in Honduras nelle prime settimane di permanenza dei concorrenti di quest'anno, e ieri sera sono venute fuori delle nuove rivelazioni bomba. Cannagate all'Isola dei Famosi, Daniele Bossari più votato? Nel dettaglio abbiamo visto che la grande famiglia di Striscia la Notizia ha puntato il dito contro l'opinionista Daniele Bossari, accusandolo di avere un auricolare durante la diretta del martedì sera dell'Isola dei Famosi, attraverso il quale gli verrebbero suggerite quelle che poi sono le sue domande nel corso della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. Le immagini shock dell'auricolare, che tiene in trasmissione Daniele Bossari, sono state mostrate ieri sera da Striscia, e c'è da dire che prima di questo nuovo servizio sullo scandalo droga, Avenger aveva già avanzato l'ipotesi attraverso un commento al vetriolo contro l'opinionista dell'Isola dei Famosi postato sui social nelle ultime ore. Striscia la Notizia smaschera anche Alessia Marcuzzi. Daniele Bossari, però, alle parole di Avenger scritte sui social ha risposto con una faccia sorridente pubblicata su Instagram come post, ma ieri sera è arrivata quella che per molti sarebbe la prova ufficiale, ossia le immagini trasmesse da Striscia, dove si vedrebbe chiaramente il tanto discusso auricolare. In particolar modo è stato ipotizzato che gli interventi di Daniele Bossari contro Avenger, particolarmente ficcanti nel corso delle ultime puntate, siano stati suggeriti all'opinionista da qualche autore dell'Isola dei Famosi. Ma non è tutto, perché in queste ore Striscia la Notizia ha smascherato anche la conduttrice ufficiale della reality show Alessia Marcuzzi. Come ben saprete, nel corso di queste settimane la Marcuzzi ha sempre ammesso che la lei e la produzione non fossero stati messi al corrente della bufera droga da Avenger prima del suo sfogo in diretta di quel lunedì. Eppure Cecilia Capriotti durante l'intervista di martedì scorso con Alessia ha confermato che Eva aveva parlato con uno degli autori dell'Isola prima della diretta, e che questo gli avrebbe dato il via libera per parlare in trasmissione. We'll be right back.